Mi chiamo Michel Mudimbi, vengo da San Benedetto del Tronto. E mia madre è di San Benedetto del Tronto, mentre mio padre è congolese. E faccio rap. Prima lo facevo per hobby, ora per lavoro, tra un po' lo farò per disperazione. Io ho lavorato per ben 10 anni come meccanico. Era il posto, quello nell'officina, credo migliore del mondo, con le persone migliori del mondo. Però dopo 10 anni mi sono trovato a fare i conti col tempo e a rendermi conto che in 10 anni non avevo realizzato nulla di veramente mio. E è la motivazione che ho dato al mio ex datore di lavoro dicendo che sto cercando la mia felicità, a prescindere dalla musica. Sto cercando qualcosa che non mi faccia morire con i rimpianti. La scelta ha premiato, perché poi è arrivata la Warner, dopo veramente poco, l'uscita dell'album. Il mio primo album, e unico album tra l'altro, si chiama Michel, che è il mio nome di battesimo. Il mio cognome è il mio nome d'arte, quindi Michel Mudimbi sono veramente io al 100%. E la foto che c'è nell'immagine di copertina sono sempre io a 7 mesi. Ma la storia interessante è che ho scelto di utilizzare quella foto per 2 motivi. Uno, perché sapevo che a 7 mesi stavo veramente bene, non avevo brutti pensieri, non avevo pensieri inutili in testa. E ci tengo a ricordarmi che è lì che devo tornare, d'accordo? Anche con la musica che faccio. E il secondo motivo è perché quella è la foto più importante che mia madre ha di me, perlomeno da quando ci conosciamo. E mi piaceva rendere omaggio alla cosa più importante che lei ha fatto, ovvero sia me, mettendola insieme alla cosa più importante che ho fatto finora, ovvero sia l'album, Michel. Molte volte mi è stato chiesto se preferisco un brano rispetto a un altro, se sono più legato a una canzone rispetto che a un'altra. C'è Supercalifrigida, che è quella che mi ha dato la mano più grande finora. Però anche le altre, nel loro piccolo e nel loro grande, Prendi Empatia, per esempio, ma mi ha appena fatto sbloccare questa chiave del Mudimbi romantico. Supercalifrigida è stata la mia più grande fortuna come traccia, mi è veramente esplosa tra le mani ed è la canzone che mi ha cambiato la vita. Ma mi si è anche un po' ritorta contro, perché comunque il testo era un po' così. E le femministe si sono sentite chiamate in causa e quindi un bel giorno mi sono ritrovato tutto un articolone scritto contro di me dove mi si dava del macio, del presunto maschilista. Quello che la gente non sa sono 2 cose, non una. Ovvero sia che scrissi quella canzone a 18 anni, quindi ero poco più che un ragazzino. Dopo una serata in cui andai ripetutamente in bianco, quindi tornai a casa con ste palle gonfie, e l'unico modo che avevo di sfogarmi, a parte che ammazzarmi di pugnette, è stato scrivere questa canzone. Quindi è tutt'altro che scritta da un macio, è scritta da un ragazzino che s'ammazzava di pippe. In più, la cosa che nessuno sa è che io a queste femministe poi ho scritto in privato, ho investito un pomeriggio a parlarci, a spiegargli, io sono Michel Mudimbi, sono cresciuto con mia madre che è stata pestata da mio padre, quindi so benissimo che cosa significa il maschilismo e so benissimo cosa significa rispettare una donna o una persona in generale. Alla fine mi hanno chiesto scusa. Io mi considero un cinico innamorato e credo che questo esca molto fuori in Empatia, che è l'ultimo singolo appena uscito, con tanto di video. L'ho scritta quando ero veramente innamorato. Però sono anche molto ironico, cerco di prendere anche l'amore un minimo alla leggera. Cerco comunque sia di rimanere sempre presente a me stesso quando dico ok, va bene l'amore, ma ricordati anche un minimo di testa. Nel video ho cercato di fare la stessa identica cosa, anche un po' impaurito dal fatto che è la prima canzone d'amore di Mudimbi, ho cercato di sottolineare ancora di più, è la prima canzone che ironizza sull'amore scritta da Mudimbi. Perciò mi sono giocato un po' di cliché di film d'amore come Ghost, come Casablanca, mi sono giocato Baywatch. Nella creazione dei miei video non so mai esattamente da dove prendo ispirazione, però l'essere maniacale è una cosa che ho scoperto di avere negli anni, perché quando ero ragazzino ero additato abbastanza come ritardato, perché comunque non ero molto sveglio, ero molto svogliato e alle cose ci arrivavo sempre 2 giorni dopo gli altri. Quando invece sto facendo il mio video, dove lì c'è il mio nome e la mia faccia, deve risultare il prodotto finale migliore del mondo. L'album nello specifico racconta tutto quello che vedo, tutto quello che ho vissuto, quindi tutti i generi musicali che ho ballato, che ho ascoltato e tutte le situazioni in cui mi sono trovato raccontate con il mio linguaggio, che è lo stesso, questo ci tengo che sia molto chiaro, è lo stesso identico linguaggio di quando parlo con qualcuno. Non è che perché faccio rap mi camuffo da il rapper, sono io.
Credo che tu sia perfetta, è una vita che ti aspetto. Credi di essere imperfetta, sono il tuo peggior difetto.